Eder, Mech, Pallister. Il 15 febbraio ci sarà il nuovo esame medico legale. Che cosa vi aspettate? Prima di tutto, appunto, la conferma della quale noi siamo convinti che lei è morta il 14 dicembre e non l'anno nuovo. Il 2 o 3 gennaio, secondo me, è sfatato. Io dicevo già dall'inizio che non poteva essere morta dopo il 14 dicembre. Spero di aver conferma e ragione. Subito dopo le nuove indagini finalmente serie e come Dio comanda, dico io, rispetto alle prime, potranno dirci un sacco di altre cose, spero, cioè come, oltre che quando, come, le stesse cose che vorrebbe Sebastiano, combinazione, come, quando, perché io l'ho detto a una trasmissione televisiva nel gennaio del 20, che cavolo, perdo i conti, siamo troppo avanti, 22 gennaio 22, io ho detto che voglio prima di morire sapere quando, come, perché è morta Lilli. Beh, siamo qui da 2 anni ad aspettare queste risposte e finalmente arriveranno, perché siamo sicuri che arriveranno, perché abbiamo fiducia nei nostri periti, nella dottoressa Cattaneo, e perché io anche stamattina ho chiesto a Liliana: scusaci, perdonaci per quello che ti faranno su quel tavolo, ma tu ci devi aiutare come hai fatto fino adesso. E noi siamo 2 anni che non dormiamo, 2 anni che non abbiamo più la nostra vita, la nostra tranquillità, ci sentiamo insultati, ci sentiamo vezzeggiati e anche di più, perché anche di più. E questo non è giusto, perché noi siamo... Con chi ce l'avete in particolare? Da certi TV e da certi YouTuber. Da certi YouTuber, da certe TV. E sono stati anche querelati, ma continuano ancora a vezzeggiarci, a dirci brutte parole, brutte cose, che io ho ammazzato mia cugina e l'ho nascosta a casa con Claudio, eccetera, eccetera. E questo, oltre al dolore che abbiamo in questi 2 anni per la morte di Liliana, una persona semplice come lo siamo noi, ci ha rovinato 4-5 famiglie. E questo non è giusto, non è giusto, perché io mi chiedo, se fosse successo a un familiare di queste persone che scrivono senza sapere le cose, che scrivono senza aver letto gli atti, che scrivo senza conoscerci, senza conoscere la storia della nostra famiglia travagliata, purtroppo. Noi siamo esuli istriani e siamo stati sempre maltrattati. 15 febbraio avverrà l'autopsia a Milano, iniziano le operazioni di consulenza e la bara viene mandata da Trieste a Milano. La mia ipotesi era quella di una colluttazione e di una morte da malore seguita alla colluttazione. L'ipotesi del raffreddamento del corpo è percorribile? Per me non credo che ci sia stato congelamento. Comunque sono tutte cose che vedremo. E la morte a cosa sarebbe dovuta? Una fibrillazione ventricolare, un arresto cardiaco da stress. Esiste, è ben descritto. Da cosa derivano le ferite sul volto? Possono essere stati inferti, questo bisogna chiarire, no? Non c'erano segni di congelamento. Liliana potrebbe essere stata con qualcuno fino al 3 gennaio circa, qualcuno che non sia Sebastiano? Assolutamente no, per me no, escluso. A noi che sia morti il 14 o sia morta 2 o 3 giorni, il 2 o il 3 di gennaio, non ci cambia, perché comunque Liliana non si è suicidata. Quindi questo è il punto. Certo. E poi un'altra cosa, finalmente dopo 2 anni qualcuno sta ragionando come abbiamo ragionato noi dall'inizio, che sembrava che noi fossimo gli alieni, no? Che dicono soltanto perché ce l'abbiamo con una persona, e finalmente oggi arrivano le nostre stesse conclusioni. E questo mi fa piacere, però mi fa dispiacere, perché ci abbiamo messo 2 anni per arrivare a questo punto, quando si poteva benissimo farlo prima, con più calma, senza tanti, come dire, spropositi, tante arrabbiature da parte nostra. Che le dico anche di più: se noi non fossimo stati il gruppo degli onesti, saremmo finiti purtroppo come la signora della pizzeria. Perché guardi, io sono piccola e magra, ma le mie spalle sono diventate molto, molto forti.
per sopportare quello che noi tutti abbiamo sopportato in questi 2 anni. L'abbiamo fatta per Liliana perché sappiamo che lei non ha fatto quello che hanno detto tutti che ha fatto, e siamo qua oggi, anche ancora oggi, e lo saremo fino alla fine. Noi avevamo chiesto, noi, i nostri avvocati, i nostri consulenti avevano chiesto di fare un'autopsia 3-4 mesi dopo che sono usciti i primi risultati, che non ci è stato concesso, come non ci è stato concesso tante altre cose. E io non capisco perché chi indaga, non so, oltre alle prove scientifiche bisognerebbe anche quelle pratiche, quelle che si toccano con mano, quelle che si possono verificare andando a cercare, andando a vedere, parlare con uno, con l'altro, col terzo, non lo so, le indagini come si fanno oggi. Poi mi chiedo anche un'altra cosa, nell'era dei cellulari, della tecnologia, dei droni, perché per Liliana non è stato neanche tirato fuori il cane molecolare che l'associazione aveva detto di mettere a disposizione? Perché sono partiti subito per un suicidio? Chi è che ha suggerito il suicidio? Chi è che ha parlato dell'orologio rosa? Chi ha parlato di tante cose che non stanno in cielo e in terra, ma con fatti, con scritte, con video, con fotografie? Non è cosa che ci inventiamo oggi. Andate a vedervi i primi video delle prime settimane, vedrete che ci sono le stesse cose che diciamo oggi. Ma se ci sono voluti 2 anni per ascoltarci. Io ringrazio il dottor Dei Notti perché è stata l'unico coraggioso che ha fatto il suo lavoro, il suo dovere nei nostri riguardi, perché abbiamo sempre detto: Liliana si è suicidata, bene, dateci le prove. Ma non è così, perché non hanno dato prove. È una miriade di falle che sono state, cioè non è stato tenuto conto, appunto, come diceva giustamente un attimo fa la cugina, dei tabulati che sono emersi adesso, per fortuna, ormai sono, è come il segreto di Pulcinella, ce l'hanno tutti, il famoso faldone, si trovano talmente tante incongruenze su quello che è successo, che è una miriade di fatti, una miriade, veramente, dei quali non è stato tenuto conto. La procura ha sposato la tesi da subito del suicidio, punto. Nessuna altra cosa è stata considerata. Hanno tirato avanti 1 anno e mezzo per convincerci che era un suicidio, un faldone da 1200 pagine o più, ecco, per tentare di convincerci che Liliana si è suicidata. Una bufala tremenda, e voglio sperare che venga dimostrato. Non vorrei essere qui, però se noi non fossimo stati qui in questi 2 anni non avremmo risolto niente. Noi non credevamo al suicidio, finalmente qualcuno ha cambiato idea anche su questo, e quindi aspettiamo con fiducia gli esami della dottoressa Cattaneo, perché è così che sarà. Lei è morta il 14 e non si è suicidata. Le precosse ci sono, e poi tutto il resto, insomma, sono 2 anni che lo raccontiamo e io non ce la faccio più, guardate. Io a vedere le foto di Liliana non ce la faccio più. Scusatemi, ma oggi è stata una giornata particolare. Già dai primi verbali e poi dal video del ritrovamento abbiamo visto che c'era qualcosa che non andava. Le cose non sono state fatte da protocollo, ma non sono io, una semplice cugina, che lo dice, lo dicono gli esperti. Addirittura gli esperti di Sebastiano parlano di morte il 14 e che è stata picchiata e forse refrigerata. Quindi noi stiamo dicendo da 2 anni cose che adesso tutti stanno dicendo, meglio tardi che mai. Io dico che lui non fa altro che racconta bugie, sempre bugie, che tutto quello che dice è riscontrabile invece quello che ho detto io, perché è trascritto sui fascicoli e si può controllare, ecco, chi ha la facoltà di leggerlo
e può vedere che lui non fa altro che raccontare. Certo, ma quali sono le bugie? Lui ha detto anche qua del cellulare è una bugia e verrà fuori anche questa realtà. Sì, è venuta fuori, vabbè. E un'altra bugia è che lui ha detto che... Allora, quando mia sorella non mi ha risposto al messaggio, io ho chiamato e lui mi ha risposto col telefono di Liliana. Dopo invece aveva detto no, che mi ha chiamato lui a me. E invece questa è una bugia. Sebastiano ha detto che si è solo confuso. Allora lui si confonde anche nel respirare adesso, non lo so. Come mai siete entrati a casa di Sebastiano e avete fatto razzia? Almeno questo è quello che dice lui. No, allora, non è vero neanche questo. Perché io ho preso di mia sorella la bigiotteria, ho preso una borsetta per mia moglie, un giubbino e i quadri dove c'era appunto delle foto di mia sorella. Quando siamo usciti dall'agenzia, io non lo vedevo da tempo, tramite mia cugina invece sono stato chiamato per raccordarci per la data e come fare i funerali. Uscendo dall'agenzia delle funebri, mi fa venite su da me a prendere qualcosa come ricordo di Liliana, perché altrimenti io butto via tutto o regalo alla Caritas. A questo punto ho detto vabbè, andiamo. Ci sono tre cose che voglio chiarire. Il cellulare, quello che abbiamo, che ho parlato prima, c'è un video della stessa donna, dottoressa, che lo ha ricevuto in regalo. E c'è anche un altro video che spiega tutto. E anzi, dirò di più. Ci sono dei commenti sotto questo youtuber dove dicono, mesi fa, quando è successo, porta il cellulare in questura perché te lo sei preso. Quindi non sono bugie. Primo. Secondo, io Claudio l'ho conosciuto, come ho già detto, una ventina d'anni fa, in circostanze familiari, come posso dire, in una festa della fanfara di Bersaglieri, e ho già spiegato, non entro nei particolari. Quando lui mi ha mandato un messaggio dicendomi ho trovato il tuo numero, tua figlia mi ha aiutato a trovare il tuo numero, il messaggio mi è arrivato su Messenger e mi ha detto ho cose importanti da dirti su tua cugina. Io a quel punto sapevo già che Liliana era scomparsa. Allora l'ho chiamato perché non riconoscevo la sua foto nel cosetto del WhatsApp, sì, di Messenger. Quando mi ha parlato, quando mi ha spiegato, io ho detto ma cavolo, noi ci conosciamo. E quando abbiamo fatto, poi lui è venuto a casa mia, ha parlato con i miei, abbiamo parlato per ore e a un certo punto, frequentandola, mi sono accorta che i suoi racconti erano veritieri, perché raccontava storie della mia vita, della mia famiglia. Sebastiano a casa mia ha detto che conosceva Claudio, questo era due giorni dopo la scomparsa di Liliana, perché quando io gli ho chiesto ma pensi ad un amante, lui non ha avuto una reazione che può avere un marito che dice ma che cavolo stai dicendo, come dice lui. Bastiano sembra che il 14 non passi dalla galleria Rossoni, è sicura questa cosa? Ma c'è la dichiarazione della commessa della pescheria, non lo diciamo noi, sta scritto nero su bianco in un verbale in questura, quindi... Questo è un'altra delle falsità, no, come posso dire. Però... Claudio, come mai non hai raccontato a mezzo mondo del tuo amore clandestino? Come mai non hai fatto video e foto da pubblicare sui social del tuo amore clandestino? Io considero che nessun amante di una donna sposata si porta dietro fotografie che indicano che quella è la sua amante, primo. Secondo, la prova che io andavo con Liliana era un... mi accompagnavo a Liliana è data semplicemente dalle 1000 telefonate e messaggi che ci siamo scambiati in pochi mesi a 14 volte, 14 in 7 giorni che lei mi ha chiamato nel mese di dicembre, l'ultimo mese della sua vita, lei ha chiamato me per 14 volte su 17 totali, solo 3 volte io ho chiamato lei. Vuol dire qualcosa o no? Ed è vero che ti ha mandato un messaggio il giorno prima di scomparire in cui ti scriveva in relax pensando a domani? Lei a me, ma certo, lei a me.
Allora, è una prova questa o cos'è? Ma questo piatto WhatsApp, di spaghetti? Ce l'ha... E gli inquirenti lo sanno? Certo che sì, chiedetelo agli inquirenti, ce l'hanno e come. Okay. Ce l'hanno e come, chiedetelo agli inquirenti. Omicidio premeditato? Probabilmente sì, non è che io non ho dubbi, ma sono mie le congetture, che comunque sono basate sul fatto che Sebastiano può aver raccolto Liliana alle 9 qualche minuto in via Battisti, avendo saltato lui la consegna dei coltelli, secondo me, la mattina del 14, avendola fatta il pomeriggio del 13. Ecco. Alle 18 lui era in quella zona. Io è quello che penso io, non è che sono sicuro, non ho visto niente, io non posso incolpare nessuno, non voglio puntare dita, però lui probabilmente era nel punto preciso dove Liliana doveva andare alla Wind, lui era alla stessa ora, allo stesso orario era là. Il mio modo di pensare probabilmente può essere successo, è chiaro che io non ho visto e non so niente, però le congetture, l'esperienza di come e cosa può essere successo calza, questo è il fatto. Dopodiché lui è rimasto 3 ore nel suo laboratorio a telefono spento e nessuno sa se è rimasto là o no. Questa è un'altra congettura mia, ma in 3 ore il suo laboratorio ha consumato 5 watt di corrente, 5 watt, un lumino. Cosa ha fatto 3 ore nel suo laboratorio? Tutte cose non sono state approfondite. Questo è il problema da parte della procura. Noi ci aspettiamo la verità, che non può essere quella che è stata emessa dalla procura 8 mesi fa o quello che è. La procura ha lavorato un anno e mezzo, per farci intendere che Liliana si è suicidata. Ma un anno e mezzo di lavoro di una procura per tentare di convincerci, non ci riusciranno mai, neanche con 10 anni di lavoro, che Lili si è suicidata là, in quella maniera, in quel posto. È inaudito, inaudito. Questo è un, chiamiamolo pure delitto, premeditato, forse anche di tanto tempo, di una settimana. È stato un omicidio sicuramente. È stata suicidata. Quella notte, qualche giorno prima, non si sa quando, intorno al 5, sono venuti la manovalanza, gli assassini, a trasportare questo corpo della povera Lilli e l'hanno gettato lì come spazzatura. Sebastiano, di che banda fai parte te? Noi siamo la banda degli onesti, sono orgoglioso di esserlo io, in quella banda che sta ricercando la verità sulla fine di Liliana. È stata una messa in scena, lei è morta lì alto, è in un altro luogo. Per portare 50 kg il corpo di Lilli da soli non si poteva fare. Io penso che Liliana sia stata uccisa e poi infatti la messa in scena del suicidio ed è stata ritrovata perché bisognava ritrovare il corpo. Per la pensione, per la reversibilità, per i soldini in banca. Le modalità e tutto quello che è successo corrisponde al fatto che ci sono più persone interessate. E io sono convintissimo io che Sebastiano di tutto il procedimento sa tutto. Chi cambia versione su tutto è proprio Sebastiano. Sebastiano sa tante cose, non ha detto tante cose, ha detto tante bugie e continua oggi tranquillamente, come dice lui, a fare la sua vita, no? E la mattina un marito affranto gli sparisce la moglie e va a fare i coltelli. Siccome tu sai cosa le è successo, ti invito a votarti la coscienza, fare l'uomo una volta, una nella vita, almeno una, importante, e dici tutto quello che è successo a Lilli. Vai in comune e dichiari che quando non ci sarai più vorresti essere cremata. Lei, non, quando gliel'ho chiesto, mi ha detto no, perché io voglio essere messa vicino alla tomba di mia mamma e che qualcuno, qualsiasi, quando passa di là, fa una preghiera e mi mette un fiore. Io spero che adesso, appunto, con queste nuove indagini mediche fatte dalla professoressa Cattaneo, che si riesca ad avere ulteriori informazioni su come sia morta mia sorella, perché io non credo che lei si sia suicidata. È stata suicidata, se non proprio uccisa, perché ha dei colpi che sono visibili, che all'inizio non avevo visto, perché quando mi hanno fatto fare il riconoscimento tramite le fotocopie delle foto,
vedevo solo il lato sinistro del viso, non il lato destro, che era tutto con l'arcata sopraccigliare tumefatta, il naso battuto con il sangue, la lingua e la bocca sul lato destro, anche là tutto battuto, la guancia, in più avevo un colpo sul seno, sulla gamba, sulla mano destra, come se si fosse appunto difesa. Allora spero che venga appunto rilevato e anche spiegato come ha avuto questi colpi, che erano sicuramente ante mortem e non post mortem. Io sono orgoglioso di far parte della banda degli onesti, perché io non ho niente da nascondere, anzi, e sono stufo di sentire Sebastiano che racconta sempre bugie, perché lui racconta bugie proprio sempre, e sono 2 anni che non fa altro che raccontare bugie anche agli inquirenti. E quello che mi chiedo, come mai ancora a piede libero, che non gli hanno fatto niente, neanche non è stato inquisito come falsa testimonianza. Quando uno va a fare una dichiarazione, proprio dice che risponde che non dice menzogne, e anzi ha firmato anche queste dichiarazioni, e invece lui cambia sempre le dichiarazioni. Versione. Ci sono anche le dichiarazioni che ha fatto proprio audio, che lui mente alle domande sia del procuratore che del sostituto procuratore. A un certo punto dice: fate quello che volete. Una scena del crimine piuttosto maldestra, si tratta di staging? Sì, dopo 2 anni lo diciamo ancora, l'abbiamo detto appena sono uscite i primi esami, le prime prove, e noi abbiamo detto che, a parte che Liliana non si avrebbe mai suicidata, ma è stato fatto tutto un disegno perché questo fosse possibile. Tanto è vero che gli inquirenti volevano chiudere il caso come suicidio già dal primo momento, quando hanno aperto quel sacco. Io non so se avete visto quel video, perché credo l'abbia vista tutta Italia. Invece di rilevare impronte o altre cose e repertare per fare appunto l'indagine bene, loro solo cercavano di vedere se fosse lei o meno. Certo. E difatti ci sono le voci, no, vediamo se ha il ciuffo bianco. Abbiamo fatto 30, quindi facciamo 31. Stavano manipolando il corpo di una donna che non si sapeva ancora com'era morta, e stanno parlando, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Ma questa è la serietà degli inquirenti? Senza tutte, non hanno misurato la temperatura né corporea, né quella del terreno, né quella dell'aria. Non avevano le tute. Dai ragazzi, su, ma noi dobbiamo dirle queste cose. Sono 2 anni che le diciamo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.